Console, purtroppo i bombardamenti continuano. Qual è lo scenario in Ucraina e cosa bisogna aspettarsi da qui ai prossimi mesi? Purtroppo sì, siamo ne parlati da tanto tempo in questi ultimi anni che dobbiamo firmare l'aggressione russa e adesso abbiamo una situazione quando ci sono da tanti bombardamenti russi nel territorio ucraino e questa cosa non è militare, questo è un atto terrorismo secondo noi perché feriti e morti da tante persone civili. I russi bombardano la struttura, l'infrastruttura civile prima ucraina, non oggetti militari. E perciò dobbiamo stare insieme e siamo noi molto gratuiti anche per i medici e chirurghi napoletani che aiutano adesso non solo per i cittadini ucraini militari, anche civili. Sono previsti altri arrivi qui a Napoli dall'Ucraina? Penso di sì, lavoriamo con le nostre autorità ucraine e speriamo di risolvere questi problemi se sarà possibile di prevedere aiuto e assistenza per i cittadini ucraini feriti, non solo a Napoli, non solo organizzare questa attività a Napoli, ma anche in tutta Italia del Sud. Com'è possibile giungere alla pace? Purtroppo abbiamo situazioni come esistono nel periodo della guerra mondiale prima e guerra mondiale seconda che dobbiamo vincere un stato terroristico che adesso la Federazione Russa dobbiamo liberare tutto il territorio ucraino e proteggere non solo della nostra patria, ma anche tutta Europa centrale, orientale, tutta l'Unione Europea. Dobbiamo proteggere tutte le frontiere nostre, europee.